La giornata europea delle lingue si celebra il 26 settembre di ogni anno. Per festeggiare questo evento, lo Europe Direct Maiella ha organizzato presso la rotonda di San Francesco in Corso Video a Sulmona delle attività di scambio linguistico e culturale, grazie alla presenza di docenti di albanese, francese, greco, inglese, polacco, rumeno, spagnolo, tedesco, ucraino e di lingua dei segni. Io mi sento di ringraziare il territorio, lo Europe Direct Maiella è attivo qui dal 2018 e siamo veramente felici e onorati di poter accogliere oggi Claudia De Stefanis, vice capo unità della digitraduzione della Commissione Europea di Bruxelles, e quindi ci aspettiamo veramente, oltre a questa base di studenti di quarto e quinto superiore, ci aspettiamo una grande partecipazione anche da parte della popolazione, anche perché, ripeto, ci troviamo in un punto assolutamente centrale di Sulmona, che è la Rotonda San Francesco, dove ci auguriamo di tornare con l'ufficio. La giornata europea delle lingue rappresenta un'occasione per celebrare tutte le lingue che vengono utilizzate in Europa, ivi comprese quelle meno diffuse e quelle dei migranti. L'obiettivo di queste manifestazioni? Allora, l'obiettivo è sicuramente quello di divulgare le politiche dell'Unione Europea, quindi tutto ciò che l'Unione Europea cerca di fare per i propri cittadini, quindi sia a livello di diffusione della cultura. In particolare, la Giornata Europea delle Lingue, l'obiettivo è quello di divulgare la presenza di tante culture nell'Unione Europea, perché sappiamo che all'interno dell'Unione Europea ci sono appunto tante lingue differenti, ci sono ovviamente le lingue ufficiali, ma l'Unione Europea è costituita da tantissimi idiomi, e quello è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello, nel nostro ovviamente piccolo, di riuscire a dimostrare, a far toccare con mano ai cittadini che all'interno dell'Unione Europea non esiste solo l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, ecco, le lingue tradizionali, diciamo quelle più comuni, ma esistono tantissime altre lingue, come appunto quella dei segni. Oggi bisogna dire una grande partecipazione. Una grande partecipazione, assolutamente sì, sia da parte degli studenti di istruzione superiore, che una grande partecipazione da parte della cittadinanza.